ovest, est, Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti... La periferia romana, con tutte le sue problematiche e contraddizioni, è al centro del nuovo libro del giornalista, scrittore Massimiliano Smeriglio. Non è una novità per lui scrivere di queste realtà, violente a volte, abbandonate spesso, ma anche di una bellezza disarmante. Perché in questo suo libro non cita mai la parola Roma? In qualche modo perché Roma è un titolo nobiliare che dovremmo tornare a meritarci, una città in grande difficoltà da almeno una quindicina d'anni. Quando secondo lei saremo pronti per avere questo titolo nobiliare? Ma io spero presto, una città eterna che c'è sempre stata e che ci sarà, però ha bisogno di una rigenerazione importante, ha bisogno di una spinta, ha bisogno di una spinta anche popolare. Ci sono anche stati film, serie televisive, tutti quanti sulle borgate, sulle periferie. Qual è il fascino di questi luoghi? Perché c'è una vita contraddittoria e però pulsante, istintiva, c'è un tasso di umanità resistente che a me colpisce. Per me che ci sono nata è sicuramente questo senso di fratellanza che non ti dà nessun fratello, vero? Non se ne può più andare.